Ciao raga, benvenuti in un nuovo video. Io sono Cerbe e voi siete su Ultimamente i miei sfondi sono sempre casuali, ma non importa. Prima di cominciare con il vero e proprio video, volevo parlare con te. Neanche tu, quello dietro, sì, te. Tu, che stai guardando i miei video ma non sei iscritto al canale, fai uno sforzo. Scorri leggermente sotto il video, c'è un tasto rosso con scritto iscriviti e cliccalo. Non ti costa assolutamente nulla, ma a me cambierebbe tantissimo. E già che ci siete, attivate la campanellina così non perdere dei miei video in futuro. Grazie! Ma torniamo all'argomento del nostro video. Le 10 invenzioni più inutili al mondo. Ho qui il mio portatile e le guarderemo insieme. Sono veramente allucinanti. Il primo è il cuscino per chi dorme con il braccio sotto la testa. È un cuscino in lattice con un canale centrale dove posizionare il proprio braccio. C'è qualcosa che non va, effettivamente. Nel senso che, se il braccio è lì e non puoi spostarlo per tutta la notte, il giorno dopo che ti svegli, il braccio come sarà? Sicuramente io non riuscirei assolutamente a muovere. Sapete quando vi svegliate e avete qualcosa di addormentato? È un casino. È veramente un casino. Finireste per passare tutta la mattinata senza l'utilizzo di quel braccio. E in più, il braccio quanto è lungo? 50 centimetri? Se è dritto perché non puoi neanche piegarlo, dovresti avere un letto 50 centimetri più lungo. Io già non sto nei letti normali perché sono parecchio alto, figuratevi se devo aggiungere ancora 50 centimetri per dormire. Bella invenzione. Il secondo che ho trovato, e che è veramente molto molto carino, è l'assistente per rossetto. Vi lascio le immagini qua a caso, ovviamente. Questo qua dovrebbe servire per aiutare le ragazze a mettersi il rossetto. Prometto che io non ho mai provato a mettermi un rossetto in vita mia, ma nel senso che non ci ho mai provato neanche nel carnevale o ad Halloween. Non mi è mai capitato di provarci per qualsiasi cosa, neanche con un rossetto nero per un trucco strano, eccetera, eccetera. Quindi non potrei sapere se funziona o meno, ma ho veramente dei grossi, grossi dubbi al riguardo. Se siete una ragazza, fatemelo sapere se potrebbe funzionare, ma non credo. Bella idea, però. Il prossimo è il Defecation Tea. Già solo il nome esplica le cose da so. Esplica? Oggi termini forbiti. Sarà per compensare il nome di questo tè? Cioè, seriamente qualcuno pensa che una persona normale viaggiando nel supermercato trova un tè del genere e decide di comprarlo? Ma al massimo chiamalo tè lassativo? Bel nome, ottima scelta. Il prossimo sono le forchette da dito. Ottimo per il finger food. È così che si chiamava? Beh, penso di sì. Ma poi la moda del finger food esiste ancora o è tornata nel dimenticatoio? Per chi non se lo ricordasse, era quella moda che ti portava a mangiare qualsiasi cosa solo con le dita. I cibi erano preparati apposta per essere mangiati, delle dimensioni apposta per essere mangiati solo con due dita, e poi essere ingurgitati davanti a tutti senza etica né ritegno. Del tipo che correvi qua e là a mangiare più cose possibili per riuscire ad avere un passo decente, nascondendoti dagli altri. Perché non era molto chic ritrovarsi con le mani piene di piccoli pezzi di cibo. Con questa invenzione invece non avreste avuto di questi problemi. Sarebbe stata ottima per i ragazzi dozzinali e poveri come me. Dovrei cercarlo. Il prossimo è fantastico, è il bicchiere da un litro di vino. Questa però è un'invenzione, se permettete, decisamente utile. Io la vorrei. Beh, forse no, perché io il vino rosso non lo bevo. Sì, ora mi scriverete che il vino rosso è molto meglio del vino bianco, ma io non lo reggo, non riesco a berlo. E prendere un bicchiere da un litro per il vino bianco, siccome il vino bianco dovrebbe essere servito freddo nei peggiori bar di Caracas, forse un bicchiere del genere rischierebbe di scaldarlo e basta. Quindi non farebbe per me. Però avrei qualcuno a cui regalarlo, sicuramente. Il sesto che ho trovato è la mazza da golf col water incorporato, del tipo che se siete appassionati di golf e non potete neanche allontanarvi 2 secondi per andare in bagno, avete il bagno a portata di mano, letteralmente. Basta qualcosa per coprirsi le parti intime, svitate questo tappo, vi coprite le parti intime e fate pipì direttamente lì dentro. A parte che è un'invenzione solo per uomini, ma comunque sia, perché dovreste andare in giro con una mazza golf piena e
Beh, lasciamo stare, dai. Passiamo al prossimo, che è la grattugia per alligatori. What? Scusate, questa non la capisco. Davvero potrebbe esistere una grattugia per alligatori? Ma soprattutto, gli alligatori si grattugiano? Ma poi ho confusione con la traduzione, nel senso che rape, o rape, o come cazzo si dice, non lo so mai, io e l'inglese siamo due mondi sconosciuti, comunque sia la traduzione di quella parola non è grattugiare. Si dovrebbe tradurre in un termine molto meno divertente per un alligatore. Ok, non posso dirvi la prima traduzione che mi è venuta in mente, perché sennò YouTube mi banna video, canale, mi sbatte fuori di casa, me ne fa di ogni. Diciamo che letteralmente significa una parola che inizia con S e passa per essere un tu sei un pro. Non so se ci siamo capiti, ma non è una cosa dicibile su YouTube. L'alligatore non ne sarebbe sicuramente contento, ma neanche di essere grattugiato a sto punto. Ma poi, gli alligatori si mangiano? Cioè, se qualcuno di voi lo sa, me lo può scrivere nei commenti? Mi mandate una ricetta a base dell'alligatore? Potrei provarla per Cerbe cucina da schifo. Il problema sarebbe reperire un alligatore. Andiamo! Siamo agli ultimi tre e poi smetto di parlare a caso, lo prometto. L'ottavo è il grill per il tubo dello scappamento, che personalmente questa è geniale. Beh, se lo usi una volta, poi non penso che tu avrai la possibilità di usarlo una seconda volta perché non sarai più vivo. Però, almeno una volta puoi usarlo. Io comunque sia da piccolo andavo spesso in vacanza in camper con i miei genitori. Sarebbe stato interessante portarselo dietro e vedere se funzionava. Mo adesso voglio provarlo davvero. Che palle, perché io faccio questi video che poi voglio provare le cose? Il prossimo l'ho visto ovunque quando cercavo queste immagini. Ha vinto forse anche il premio per l'invenzione più inutile o qualcosa del genere, dovrei andare a controllare bene. Comunque sia il cono gelato automatizzato ed è una cosa bellissima. Nel senso che tu metti la pallina di gelato sopra questo cono di plastica e non devi neanche girarlo, semplicemente schiaccia un pulsantino e la pallina di gelato gira da sola e tu devi solo metterci la lingua. Sicuramente sarà stato inventato da qualcuno che aveva dei problemi al tunnel carpale della mano, perché se no non si spiega perché non puoi fare questo movimento di girare il cono, ma devi fartelo fare autonomamente da un'invenzione. Io non capisco. E siamo arrivati all'ultimo. Ultimo di questa serie, ma non per importanza, la maglia per coppia. Ma fra altre cose sapete che ho visto una cosa del genere bazzicando su YouTube tipo qualche mese fa in un video, se non ricordo male, di Gianmarco Zagato, in cui lui viveva per 24 ore con una maglia del genere con un'altra persona, se non ricordo male. Adesso che ho trovato la maglia la voglio fare anch'io quella challenge. Cercherò di comprarla, però $79? $79, se non sbaglio, in traduzione, cioè in corrispondenza in euro, dovrebbero essere sulla settantina di euro. 70 euro per una maglia da condividere con un'altra persona? Forse sono un tantino troppo, però la voglio lo stesso. Comunque sia nel dubbio, se ritrovo quel video ve lo linko sotto nell'info box, già che ho citato Gianmarco, almeno andate a vedere il suo video. Direi che 10 oggetti al momento sono più che sufficienti, ma vi assicuro che ne ho trovati molti, molti altri, cercando qua e là sull'internet. Quindi arriviamo bene a 7 mi piace e mezzo, se volete vedere altri video di questa rubrica, o nel dubbio mettete un mi piace anche solo se questo video vi è piaciuto, oppure ancora effettivamente, visto che alcune cose di queste vorrei provare, potrei comprare alcune di queste invenzioni se le trovo e provarle direttamente con voi in un altro video. Se potesse piacervi anche un'idea del genere, scrivetemelo nei commenti, così almeno lo so. Ricordate di iscrivervi al mio canale in modo da non perdere i miei video in futuro. Esce un nuovo video ogni lunedì e venerdì alle 14:30. Mi sto organizzando per far uscire video in altri giorni della settimana, ma per il momento è assolutamente casuale. Se vi va, seguitemi su Instagram, dove non pubblico mai nulla di interessante, ma a volte vi chiedo cose a caso. Vi lascio il link qua sotto e nell'info box. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!